Oggi vi raccontiamo di un servizio veramente importante per quanto riguarda la sanità pubblica della Regione Toscana e della nostra ASL, quella sud-est. Siamo venuti a Grosseto per farvi capire come funziona tutta l'equipe, tutto l'apparato che ruota intorno al funzionamento dell'elisoccorso. Quello che vedete alle mie spalle è Pegaso 2. Che è l'elisoccorso più figo della Toscana perché può lavorare sul mare, può lavorare di notte, può scendere anche in posti dove non ci sono piazzole adatte per far scendere un elicottero perché ha degli speciali sensori che permettono di vedere anche al buio. Insomma, è un elicottero molto grande, all'interno è tutto allestito proprio per poter intervenire immediatamente laddove c'è una necessità. Sapete quanto costa questo servizio che la sanità ci mette a disposizione, questo elisoccorso? Beh, l'elisoccorso della ASL Sud-Est, che ha sede ad Arezzo e che quindi lavora su tutta la zona sud-est della Toscana, costa 7 milioni e mezzo all'anno. Ogni minuto di volo con l'elisoccorso sono tanti soldi, non vi sto a dire quanti. Comunque, tutta l'equipe che ruota intorno al funzionamento del Pegaso ha questo costo, quindi è importantissimo che tutti noi paghiamo le tasse e diamo un contributo per avere una sanità che funziona al massimo. E in questo caso tutte le persone che lavorano intorno a Pegaso 2 sono tutte persone veramente molto preparate, molto appassionate e che ci hanno raccontato come si vive 365 giorni l'anno H24 insieme a questo elicottero. Questa è la carta geografica, la mappa della nostra regione, della Toscana, e in Toscana abbiamo ben 3 elicotteri che servono proprio per il soccorso, i 3 Pegaso 1, 2 e 3, e ne abbiamo uno nella parte nord della Toscana, l'elisoccorso di Massa Carrara, poi abbiamo quello di Firenze e oggi siamo venuti a Grosseto a trovare Pegaso 2, che è l'elisoccorso il più attrezzato, diciamo il più figo che c'è in tutta la Toscana. Ce l'abbiamo nell'ASL Sud-Est, Toscana Sud-Est, e siamo qui con il responsabile di tutto quello che è l'apparato che gira intorno a Pegaso, perché non è davvero uno scherzo avere a disposizione un mezzo del genere con tutto quello che comporta H24, 365 giorni all'anno. Allora, dottore, quali sono le caratteristiche principali? Perché il nostro elisoccorso, il nostro Pegaso 2 è il più figo di tutti? Allora, sì, dunque, in Toscana esistono appunto questi 3 elicotteri, uno a Firenze, il Pegaso 1, uno che copre, diciamo, fondamentalmente la zona della ASL Centro, uno a Grosseto, che è il Pegaso 2, che è il nostro elicottero, che è, diciamo, l'elicottero che ha competenza sulla Toscana Sud-Est, e uno che è il Pegaso 3, che è a Massa, che ha competenza sulla Nord-Ovest. Perché siamo particolari? Dunque, prima di tutto perché insieme al Pegaso 3, quindi a quell'elicottero che sta a Massa, possiamo volare sia di giorno che di notte. Quindi noi abbiamo un'operatività che, a parte i fermi tecnici, quelli previsti dalla legge, per cui l'elicottero deve essere sottoposto a certi controlli, noi possiamo volare praticamente 22 ore su 24, tutti i giorni, 365 giorni all'anno. Questo lo fa anche Massa Carrara, il Pegaso 3. Firenze, per esempio, non lo fa, perché Firenze non è abilitato ancora al volo notturno, per cui dal tramonto del sole fino all'alba il Pegaso 1 non è operativo. In più, però, rispetto anche al Pegaso 3, una cosa importante: sia noi che il Pegaso 3 possiamo volare sul mare, quindi la nostra competenza è anche sulle isole dell'arcipelago toscano, su tutte le isole dell'arcipelago toscano. A differenza però del Pegaso 3, questa è una prerogativa abbastanza importante che abbiamo appunto noi rispetto all'elicottero di Massa, è che noi abbiamo la possibilità anche di usufruire di una tecnologia
che non è una tecnologia modernissima perché è stata già utilizzata in ambito militare già da molto tempo, ma che è la tecnologia cosiddetta dei visori NVG. In questo modo noi riusciamo come operatività a rispondere ai bisogni di salute anche di popolazioni che magari non hanno vicino l'ospedale o un aeroporto dove invece un elicottero, fra virgolette, senza questa tecnologia deve andare, può atterrare. Il nostro elicottero può fare anche quelli che noi chiamiamo atterraggi fuori campo durante la notte, con questo tipo di tecnologia che sono appunto questi visori, questi amplificatori di brillanza che consentono ai piloti di vedere quasi come se fosse giorno anche durante la notte. Perché è innovativa questo tipo di situazione? Perché se un elicottero come il Pegaso 3, che può volare sicuramente di notte, non ha questi visori notturni, è costretto, può atterrare soltanto o negli aeroporti, e quindi nella nostra regione fondamentalmente può atterrare soltanto a Pisa o a Firenze, oppure nelle elisuperfici illuminate, cioè che hanno un'illuminazione importante che consente al pilota di vedere dove sta atterrando. Quindi se c'è un bisogno di andare su a Siena, per esempio, o ad Arezzo, o venire qui a Grosseto dove ci sono le elisuperfici illuminate, anche il Pegaso 3 può venire e fare il proprio intervento. Ma se invece, per esempio, c'è bisogno di fare un intervento laddove non c'è un'elisuperficie illuminata, loro non possono intervenire, noi possiamo intervenire. Questa cartina, appunto, dove potete notare dei puntini verdi, sono tutti i siti dove noi con questa tecnologia possiamo andare anche di notte. Ci sono siti veramente dove la piazzola, l'elisuperficie più vicina, per non parlare degli aeroporti, è distante centinaia di chilometri. Noi possiamo andare a Montalcino invece che a Cortona, invece che a Poggibonsi, invece che a Castel Fiorentino. Sono tutte zone dove noi possiamo andare con questa tecnologia. Purtroppo il Pegaso 3 per adesso, ma è intenzione appunto della Regione Toscana estendere questa possibilità anche all'altro elicottero, non può chiaramente intervenire da questo punto quindi di vista. Quindi tutti i segnali verdi indicano le zone dove noi possiamo andare, dove voi potete andare, quindi vediamo Asciano, Rapolano, Montalcino, Castiglion d'Orcia, tutte zone molto difficoltose, no? Esatto, quindi sì. Dove potete atterrare giorno e notte senza problemi con questo Pegaso dell'ASL Sud-Est, cioè, perché sono zone difficili, no? Considerate che la nostra azienda Sud-Est è una delle aziende, come dal punto di vista di territorio, più grandi d'Italia, è una regione quasi. Come estensione, ma ha una dispersione di popolazione molto importante. Da noi ci sono dei luoghi dove ci abitano 50 persone, qui vicino a noi c'è un posto che il cui nome la dice lunga di dove si trova, è l'Abbandonato, si chiama Abbandonato, quindi questo dà già un'idea di quello di cosa stiamo parlando. In più, oltre a essere grande, oltre ad avere una densità abitativa molto bassa, c'è anche un altro parametro molto importante per cui l'elicottero diventa importante, per il servizio sanitario poter raggiungere questi luoghi, che non ci sono strade come possono esserci invece in altri punti. Bene o male, noi non abbiamo nella nostra, soprattutto nella parte meridionale della Sud-Est, non abbiamo autostrade, abbiamo delle strade dove le curve la fanno da padrone, per cui non è nemmeno la distanza che ci può essere tra, faccio per dire, Montalcino o l'Abbandonato per Siena, che poi magari sono 60-70 km, ma sono 60-70 km di curve e l'ambulanza magari impiega un'ora e passa, quindi il fatto che l'elicottero dall'Abbandonato, per esempio, a Siena ci impiega 12-13 minuti, insomma, la dice lunga su perché noi abbiamo voluto questo tipo di possibilità di rispondere a questo bisogno di salute anche di quella persona che sta all'Abbandonato. Gli altri colori cosa significano? Allora, abbiamo dove il vedete, giallo, mi sembra giallo, che è il secondo colore prevalente. Il giallo è dove, fra virgolette, ci sono delle elisuperfici che sono illuminate.
come San Giovanni, diciamo, Valdarno, vedo, esatto, Bibbiana, dove ci sono degli ospedali. Ci sono comunque degli ospedali, ci sono dei Montepulciano, c'è Nottola, quindi esatto, dove Siena c'è Siena, sì, Castelnuovo Val di Cecina c'è una piazza, un'elisuperficie, a Massa Marittima c'è l'ospedale, a Roccastrada avevano fatto a suo tempo una elisuperficie che però non era illuminata, per cui ci abbiamo messo gli NVG. Ecco, qui noi ci possiamo andare, Pegaso 3 Massa non ci può andare perché è vero di che notte. Di notte, perché è vero che c'è un'elisuperficie, però non è illuminata, quindi non ci si può, quindi, non ci si può andare. Questi due dove colori, vedete, poi abbiamo il rosso e il blu. Allora, il rosso sono dei siti che stiamo valutando per eventuale, appunto, abilitazione come sito NVG. Cioè anche, questo è sbagliato, probabilmente era caduto e l'hanno inserito, ma c'è già il sito NVG accanto, quindi non c'è bisogno. Però ecco, questi qua giù, per esempio, sono altri siti dove noi stiamo valutando la possibilità di andarci anche di notte con questo sistema. Perché non è detto che, io ho detto che possiamo andare di notte dove ci pare, è relativamente vero, bisogna che ci siano delle condizioni minime anche nel caso degli NVG, non è che possiamo realmente fare tutte le cose che facciamo di giorno. Un'altra cosa importante che mi preme sottolineare è che noi svilupperemo anche la possibilità di fare degli interventi che noi chiamiamo con il verricello, quindi operazioni speciali, e quindi con la calata dall'alto, cioè l'elicottero vola e noi ci caliamo perché magari non c'è la possibilità di atterrare. Adesso le facciamo tranquillamente di giorno, con questa possibilità, con gli NVG stiamo valutando la possibilità di poterli fare anche di notte. In questo modo, anche laddove non c'è la possibilità di atterrare perché per qualche motivo X, poter fare delle operazioni speciali anche di notte aumenta in maniera significativa la risposta a questi bisogni di salute delle persone. Le cose blu, se non sono i tre, probabilmente i tre ospedali, no? Dunque, sì. O no? No, forse erano finite quelle verdi e quindi ci hanno messo i blu come cose. Come... Quindi comunque, ecco, abbiamo tutta la mappa di sì, come la funziona. Sud-est è piuttosto ben servita da questo punto di vista. Se non vado errato, ora qui qualcuno manca, comunque adesso, a oggi, i siti NVG, cioè questi pallini verdi, cioè i luoghi dove noi possiamo andare con questa tecnologia in Toscana, quindi c'è, perché come vedete c'è anche qualcheduno che interessa anche Firenze o Pisa, eccetera, sono 108 i siti NVG dove noi possiamo andare, cioè ci chiamano a Marradio, a Firenzuola, che sono questi due, sì, qua su, noi ci possiamo andare perché lì ci sono dei siti NVG dove il treno può andare, quindi noi potremmo andarci in tutte le missioni. Poi chiaramente dobbiamo valutare se, soprattutto per ciò che riguarda la tempistica, l'elicottero risulta competitivo o meno rispetto a un mezzo di terra normale. Fondamentalmente è la tempistica di arrivo dell'elicottero sul luogo rispetto alla distanza magari dell'evento dall'ospedale dove questo paziente deve essere portato. Cioè, mi spiego meglio, da Grosseto, che sta qua giù, io devo andare su a Firenzuola, che sta qua, l'elicottero va veloce, ci mancherebbe altro, è un elicottero molto performante, viaggia circa 140 km all'ora, quindi quasi 300 km all'ora, però la distanza è notevole, quindi da Grosseto per arrivare a Firenzuola 45 minuti ci vogliono, 45-50 minuti. L'ambulanza da Firenzuola per arrivare a Firenze è più veloce o meno? Quindi ecco, va fatto sempre volta per volta un bilanciamento tra il pro e il contro dell'utilizzo o meno dell'elicottero. Legato anche a un altro fatto, mi spiego, i tempi di attivazione dell'elicottero. Nel momento in cui noi siamo attivati, cioè arriva la chiamata da parte della centrale operativa che ci chiama e ci dice guarda c'è bisogno di un intervento da parte vostra, di giorno noi abbiamo, diciamo, per i primari, cioè se dobbiamo andare direttamente nel luogo dove è successo l'evento, l'incidente stradale invece che l'ictus, invece che l'infarto, se questo intervento che viene definito primario perché siamo i primi, fra virgolette, ad arrivare,
avviene di giorno, noi in 5 minuti dobbiamo mettere in moto e decollare, quindi la tempistica è molto veloce. Se la stessa cosa succede di notte, questo per legge, non perché di notte uno dorme oppure non gli fa voglia oppure per altri motivi, ma proprio per legge ci sono delle tempistiche un pochino più lunghe, cioè noi normalmente di notte nei primari, cioè per un paziente, per un incidente, per un paziente con un ictus o per un paziente con un infarto, di notte, quindi nei primari di notte, mentre di giorno è 5 minuti, di notte i piloti si devono prendere certi tipi di tempistiche e decolliamo dopo un quarto d'ora, quindi oltre ai 45 minuti, 50 minuti per arrivare a Firenzuola ci dobbiamo considerare anche i 15 minuti o i 20 minuti per poter decollare, questo per legge, non è che di notte si può prendere l'elicottero e partire come se niente fosse. Quindi in tutti gli interventi noi cerchiamo sempre di valutare, di bilanciare quali sono i pro e i contro all'utilizzo o meno dell'elicottero. È chiaro che se da Firenzuola c'è da portare un paziente a Genova, un ustionato, come è successo una decina di giorni fa, l'elicottero è sicuramente competitivo, perché è vero che ci impieghiamo 50 minuti ad andarci, è vero che ci arriviamo dopo un'ora perché c'è un quarto d'ora di attivazione, però poi da Firenzuola a Genova noi ci mettiamo mezz'ora, loro ci mettono due ore, è chiaro che per il paziente è meglio che ci andiamo noi. Se il paziente da Firenzuola deve andare a Borgo San Lorenzo, che è lì, forse è più semplice, cioè per il paziente forse è meglio che ci vada con l'ambulanza e non aspettare noi che veniamo da Grosseto. Allora dottore, in tutto sono 15 persone che H24, 365 giorni all'anno vivono qua dentro sì, e che esatto. Servono per far funzionare tutto il sistema dell'elisoccorso. Esatto. Quindi come è diviso questo personale? Medici, infermieri, piloti? Allora, noi diciamo il personale sanitario è costituito fondamentalmente da un medico e da un infermiere, dipendenti dell'azienda Toscana Sud-Est. Poi c'è la parte aeronautica vera e propria, quindi quella che gestisce tutta la parte dell'elicottero, quindi ci sono sempre un comandante e un primo ufficiale, insomma un secondo pilota che hanno diciamo, la responsabilità e la gestione di guidare l'elicottero laddove c'è bisogno di andare, più un tecnico diciamo che, come dice la parola, appunto è colui che guarda, controlla che l'elicottero sia funzionante, che non abbia problemi e laddove ci fossero dei problemi di tipo meccanico, di tipo elettronico, di tipo generale, insomma, interviene per diciamo, aggiustare questo tipo di problematica eventualmente che si può verificare. In più il nostro tecnico ha anche l'abilitazione per l'esecuzione delle cosiddette operazioni speciali, cioè laddove l'elicottero per qualche motivo non riesce ad atterrare, noi abbiamo la possibilità il servizio ha la possibilità di portare in ogni caso il personale sanitario, quindi medico e infermiere, lì dove c'è bisogno, senza che l'elicottero atterri. Utilizziamo diciamo, un verricello, quindi un cavo che è lungo circa 100 metri, mi sembra sia 96 metri il cavo, quindi con l'elicottero che sta volando, noi dall'elicottero ci caliamo laddove c'è bisogno senza che l'elicottero atterri. Questa operazione viene fatta appunto grazie alla presenza di questo tecnico aeronautico che gestisce tutta la cosa. In più c'è anche di giorno per adesso, ma è nostra intenzione poterlo avere questa presenza anche durante le ore notturne, il tecnico del soccorso alpino. Questo perché? Perché noi potremo essere chiamati anche ad intervenire in ambienti impervi, tipo la roccia, la montagna, i burroni, come abbiamo già fatto diversi, molti interventi, e quindi c'è bisogno di qualcuno che sia in grado di gestire la sicurezza per il medico e per gli infermieri che vengono calati con il verricello in un ambiente appunto che non garantisce quelle sicurezze che possono essere invece presenti se dobbiamo intervenire in mezzo a un'autostrada, in mezzo
a un piazzale o di questi generi. Quindi è tutto un personale ultra specializzato. Esatto, sì. Che tipo di palestra viene fatto? Non siamo supereroi, non siamo culturisti, basta guardarmi insomma da questo punto di vista, però abbiamo delle skill, delle prerogative che ci vengono. Prima di tutto, parlo da un punto di vista, per esempio, prima di tutto i sanitari, sono sanitari che specialisti o in anestesia e rianimazione o in medicina di emergenza urgenza, cioè è gente che si è confrontata nella sua carriera quotidianamente con la prima linea, ecco, non, perché chiaramente noi dobbiamo intervenire in prima linea, come dicevi te prima, quindi ha un'esperienza, un bagaglio culturale sanitario particolare. Non avete paura di volare? Non abbiamo paura di volare, anche se quando tutte le volte si apre quel portellone dobbiamo pensare di doverci calare. Quasi in qualsiasi condizione, sì. Comunque è un elicottero che riesce a viaggiare anche in condizioni difficili. Anche con parecchio vento, con l'acqua, con la neve, per cui diciamo non è che ci possiamo tirare indietro. Poi fra le altre cose questo è un elicottero molto grande, molto performante, per cui anche i limiti massimi al di là del quale non può andare sono molto alti. Per esempio noi fino a 50 nodi di vento, il che significa fino a 80-90 km all'ora, noi possiamo volare. Vi garantisco che volare con 45 nodi di vento non è il massimo proprio da questo punto di vista, però possiamo farlo. E ripeto, da un punto di vista poi di fisio eccetera, è chiaro che dovendo operare in ambienti che non sempre sono la strada, l'autostrada, il piazzale asfaltato, ma dovendo operare, che ne so, ieri siamo andati a fare un'esercitazione sulle piste da sci della Miata, quindi dovendo portare materiale anche pesante a destra, non è che possiamo avere, cioè noi siamo per esempio sottoposti tutti gli anni a un controllo da parte della medicina del lavoro specifico che giustifica il fatto che facciamo questo tipo di lavoro, perché chiaramente lavorare dietro a una scrivania è diverso, non meno importante assolutamente, però lavorare dietro a una scrivania è diverso e non correre con uno zaino in mezzo a un campo con il fango oppure su una pista da sci con il ghiaccio e scivoli e casche, eccetera. Però ecco, non siamo né supereroi né più bravi di tanti, siamo persone normalissime che tutte le sere o tutte le mattine vogliono tornare a casa sane. Quindi quello che facciamo lo facciamo sempre in sicurezza, cioè se noi facciamo un'operazione di varicello che può sembrare una cosa pericolosissima, perché sì, siamo attaccati a un filo di queste dimensioni che può essere lungo fino a 90 metri, però se lo facciamo sappiamo che lo possiamo fare da questo punto di vista. Poi si casca da uno scaleo, quindi purtroppo a volte ci sono delle situazioni in cui è come quello che prende l'aereo, no? Cioè vola, gli aerei volano, se casca un aereo fa un problema, insomma. Però allora, la casa del nostro Pegaso, perché ha un suo garage immenso, un hangar dove vive il nostro Pegaso, e quindi andiamo a vedere. E dove vengono fatte tutte quelle manutenzioni di cui parlavamo prima da parte del tecnico di elisoccorso, che appunto deve tenere tutto volte, a puntino. Due volte al giorno, la mattina dalle 7 alle 8 e la sera dalle 7 alle 8, tutti i giorni, sia che voli che sia che non vola, fa un check su tutto. In maniera particolareggiata, proprio per garantire la sicurezza di chi ci sale. Dunque, siamo dentro si chiama hangar, giusto? Hangar. La parola esatta hangar. È l'hangar, che è la rimessa dove viene tenuto quando non lavora, oppure esatto. Sta fuori. Allora, l'elicottero, se le condizioni atmosferiche lo permettono, quindi tipo oggi c'è il sole, non c'è particolarmente vento, un vento particolarmente forte, di giorno sta fuori, perché come non ricordo per far prima, per cioè far prima, 5 per minuti rientrare per poter in quei volare. 5 famosi minuti, 5 minuti di attivazione. Se piove, nevica, c'è cioè un vento particolarmente forte, allora l'elicottero sta dentro, sta qua. Sicuramente sta qua dentro la notte e durante quei due fermi che noi chiamiamo fermi tecnici, della mattina e della sera, dalle 7 alle 8 la mattina e dalle 7 alle 8 la sera, in cui il tecnico qui dentro ha tutti gli strumenti per fare i controlli vari.
Questo è un hangar molto grande, considerate che ce ne entrano due di elicotteri, e qui dentro lui fa tutti i controlli, tutte le manutenzioni, anche perché è vero che tutti i giorni, sia che voli che non voli, la mattina e la sera l'elicottero viene controllato, ma poi sempre per legge l'elicottero viene ulteriormente controllato con altri sistemi, con altri strumenti, eccetera, anche a cadenze fisse. L'usura dell'elicottero non è come le macchine che si conta quanto è vecchia con i chilometri o con quanti anni ha. Si misura, diciamo, la vecchiezza, insomma, dell'elicottero sulla base delle ore di volo. Per cui in maniera cadenzata ogni 50 ore il tecnico, a prescindere, ogni 50 ore fa dei controlli, ogni 100 ore fa altri controlli. Certo, ogni ci sono 300, dei tagliandi in maniera molto particolare e molto specifici. Allora, nell'hangar c'è questo divertentissimo gioco che è il biliardino. Chi di noi non ci ha giocato? Forse i ragazzini di oggi non lo sanno. No, non conoscono uno dei giochi più divertenti del mondo. E che ci fa? È per tenere impegnato Pegaso? A che serve questo? Allora, noi, come forse ho già detto, viviamo 12 ore al giorno in quella struttura che avete cioè, visto i turni prima. Sono 12 e 12, esatto. Perché ci state 24 ore, esatto. Però i turni sono 12. Ogni persona, diciamo, medico, infermiere, pilota, comandante, eccetera, lavora 12 ore al giorno. Significa dalle 8 del mattino alle 8 di sera, dalle 8 di sera alle 8 del mattino. Fortunatamente, perché vuol dire che insomma la gente non si fa male, non ha bisogno, non è che voliamo 12 ore al giorno. Quindi, niente, questo è una forma di relax per in attesa che qualcuno ci possa chiamare, e quindi invece di stare sopra il divano a guardare 12 ore la televisione, che si diventa praticamente cerebrolesi quasi. Cioè un torneo abbiamo di fatto biliardino. Ecco, tipo tornei di biliardino, appunto, come dicevi, un gioco un pochino, fra virgolette, datato, ma che sicuramente crea un bello spirito di corpo. Ecco, una cosa importante che non ho detto, ma la cosa che mi è sempre piaciuta di questo lavoro, ormai è dal 2001 che lavoro qui nell'ambito del Levi Soccorso, è che dovendo vivere 12 ore al giorno insieme a altre persone, volenti o nolenti, devi fare gruppo fondamentalmente. Questo è uno dei sistemi, è stato uno dei sistemi anche per fare gruppo, insomma, anche se la gente, insomma, si litiga, se perde la partita, insomma, c'è abbastanza interesse a questo modo di vivere, però è un modo per in qualche modo, ecco, passare anche la giornata, perché può capitare non tantissime volte di non volare proprio mai, è difficile, però a volte può capitare fortunatamente di non volare mai nell'arco delle 12 ore o delle 24. Quindi invece di stare lì davanti a un televisore senza far niente, può essere uno dei momenti, insomma, di socializzazione del gruppo, ecco, dei famosi 6 o 7 persone che lavorano in questo ambiente. Il dottore ci spiegava che c'è anche uno specialista proprio per recuperare quelle persone che si infortunano, magari che cascano un burrone mentre fanno il bagno alla balena bianca, certo. In tutti questi posti, insomma, chi casca in bicicletta, che magari finisce in un fossato, e quindi ci vuole una persona molto molto esperta che riesca anche a guidare i soccorritori. Qual è il cosiddetto TIE, è il tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Noi facciamo praticamente la sicurezza dell'equipaggio sanitario a terra in ambiente impervio, e facciamo i recuperi in quei posti dove non è possibile arrivare con altri mezzi, quindi parete, in forra. Scendi anche tu col verricello? Esatto, io scendo nei posti impervi, diciamo che io scendo per primo e salgo per ultimo, perché scendo per primo, preparo il terreno per accogliere il medico e l'infermiere e poi risalgo per ultimo una volta che abbiamo portato a bordo la barella con l'infortunato.
che lavoro è questo? cioè, fate dei turni incredibili, lavorate sempre, ci dovete essere sempre, giorno, notte, Natale, Capodanno, però è un bel lavoro, mi piace, vi vedo... Se lo chiedete a me è il lavoro più bello del mondo, sì. Diciamo che ci vuole tanta passione, ci vuole molto tempo da dedicargli, anche perché c'è molto addestramento dietro. E... Quindi vi allenate in continuazione? Esatto, esatto. Quando non lavoriamo ci alleniamo nei vari campi, insomma nei vari scenari per mantenere un'operatività. Per essere performanti. Esatto. Qui addosso ci sono un sacco di cose. Sì, al momento questa è la divisa standard. Abbiamo una radio per parlare con l'elicottero, per comunicare con l'elicottero, ce n'abbiamo un'altra per parlare con le nostre squadre di terra che intervengono a supporto del tecnico dell'isoccorso e poi abbiamo varie attrezzature che servono per il soccorso. Questo è il nostro elisoccorso e ovviamente questo elicottero dentro ha tutto un allestimento speciale proprio per poter scendere sul campo e assistere e fermare, insomma, stabilizzare i pazienti che poi devono raggiungere i vari ospedali. Allora, dottore, com'è l'allestimento? Qui al centro c'è ovviamente allora, il paziente. Questo è un elicottero, come vedete, piuttosto spazioso, piuttosto grande. Qui al centro c'è una barella dove appunto viene normalmente sistemato il paziente una volta recuperato, stabilizzato. È una barella appunto che serve per questo scopo fondamentale, per poi portarlo, diciamo, nell'ospedale più idoneo per il problema di salute che in quel momento ha il paziente. Una cosa particolare, viste le dimensioni dell'elicottero appunto, è anche il fatto che qui voi vedete c'è una barella soltanto, ma spostando questa barella, facendola traslare sopra queste guide, quindi spostandola, noi possiamo mettere anche una seconda barella, quindi portare contemporaneamente due pazienti per volta. Questo grazie appunto alle dimensioni che potete vedere. Normalmente, vedete, ci sono 5 sedili dove ogni persona ha il suo posto ben definito. In quel sedile a sinistra, vicino al portellone dall'altra parte dell'elicottero, sta seduto il medico. Qui accanto su questo sedile sta il famoso tecnico del soccorso alpino. Sui 3 sedili là, praticamente quello centrale rimane normalmente vuoto oppure può essere utilizzato per trasportare un accompagnatore. Per esempio, quando noi trasportiamo bambini o ragazzi al di sotto di 14 anni, per legge possiamo, e quindi il più delle volte lo facciamo, trasportare anche i genitori che vogliono chiaramente seguire il proprio figlio, la propria figlia nell'ospedale. Quindi il seggiolino centrale viene utilizzato appunto per l'eventuale accompagnatore. Nel sedile invece più lontano, quello vicino alla parte strumentale, sta seduto l'infermiere di turno e nel sedile più vicino al portellone invece sta seduto dove c'è il casco bianco, sta seduto il tecnico che è colui che agisce sul verricello che come avete visto durante la prova che avete potuto vedere prima è quello che agisce appunto sul cavo del verricello. Dentro l'elicottero l'elicottero è un piccolo ospedale che viene portato sul territorio. Da un punto di vista di strumenti diagnostici molto all'avanguardia, quello strumento che vedete proprio in primo piano, rosso e nero, è un respiratore che serve appunto nei pazienti che necessitano di una respirazione artificiale, insomma una ventilazione artificiale. È un ventilatore di ultima generazione che se andate nei reparti oggi di rianimazione lo trovate praticamente uguale. Quindi noi possiamo gestire le vie aeree, quindi con una ventilazione anche invasiva, con questi strumenti. Poi all'interno dell'elicottero c'è un massaggiatore automatico, che è questo strumento qua, che ci serve per fare il massaggio cardiaco purtroppo nei pazienti
che hanno un arresto cardiaco, quindi il massaggio cardiaco viene gestito da questo strumento, e poi abbiamo un monitor, come diciamo noi, multiparametrico, che ci permette di fare in tempo reale, proprio con il paziente attaccato, una valutazione sia di tipo elettrocardiografico, quindi facciamo l'elettrocardiografia, facciamo una valutazione dell'ossigenoterapia o dell'ossigenazione del sangue del paziente, sempre con lo stesso apparecchio. Possiamo fare una valutazione della presenza di quanta anidride carbonica c'è nel sangue di un paziente, sempre con il solito apparecchio. Quindi è un apparecchio piuttosto all'avanguardia anche questo, che ci permette di fare tutte queste cose. Non in ultimo ci permette di fare anche la defibrillazione, quindi è un defibrillatore a tutti gli effetti. In più, su questo elicottero di Grosseto noi abbiamo la possibilità di fare l'ecografia, perché abbiamo un ecografo portatile che sta dentro all'elicottero, quindi volendo noi possiamo fare l'ecografia in tutti i distretti corporei, possiamo fare una valutazione dell'eventuale presenza di emorragia cerebrale all'interno, appunto, di emorragia di sangue all'interno della testa nel caso dei traumi cranici, e in più possiamo fare, perché non ci vogliamo far mancare niente, anche degli esami del sangue quasi completi con quell'apparecchio là, quello rosso che vedete, che si chiama EPOC, che ci consente di fare veramente una, mediante un prelievo arterioso o venoso, una valutazione di quelli che sono i parametri ematici, globuli rossi, emoglobina e quant'altro di questa cosa. Quindi è un sistema piuttosto costa, però è in grado di rispondere veramente in maniera corretta a tante esigenze, a tanti bisogni di salute della nostra popolazione.